Ciao a tutti ragazzi, in questo momento siamo tutti nella stessa situazione, stiamo pensando tutti la stessa cosa su questo 2020 in cui sono successe tante cose, però dobbiamo avere la forza, dobbiamo trovare la forza di fare un sorriso, perché Pierino Prati, così come l'abbiamo vissuto e conosciuto noi da ragazzini, voi per tanti anni, anche se negli ultimi tanti anni della sua vita voleva solo essere chiamato Piero, era quasi intransigente su questo. Pierino Prati, Piero Prati, Pierino la peste, faceva sempre così dopo un gol del Milan. Un sorriso dolce, i suoi pugni erano chiusi di felicità, non di tensione. Era contento quando giocava con la maglia del Milan, Pierino, ed era felice dopo ogni gol. Aveva questo sorriso che gli rimaneva stampato sul suo volto, bellissimo, ragazzo strepitoso, sul suo volto dopo ogni gol. Io non voglio essere irriverente, ogni fase storica ha le sue epoche, noi oggi giocavamo a Lecce una partita di campionato a porte chiuse, non era la Coppa dei Campioni, però adesso ho capito chi spingeva Rebic sul gol di Lecce, era Pierino, perché Rebic ha fatto a Lecce lo stesso gol che Piero ha fatto a Glasgow, alterno i nomi per rispettare la sua volontà. A Glasgow, nel quarto di finale di ritorno della Coppa dei Campioni del 1969, all'andata era finita 0-0, si era fatto male Rivera, rischiavamo. Bisognava giocare una partita anima e core, una partita di grande intensità, di difesa attenta e di contropiede fulmineo. E Piero Prati fece tutta la metà campo del Celtic, del grande Celtic che 2 anni prima aveva vinto la Coppa dei Campioni, palla al piede per fare gol. Un gol simile a quello di Rebic di stasera. A volte il calcio mette squadre e giocatori diversissimi fra loro a stretto contatto nella stessa serata, perché alla fine di questo Lecce-Milan abbiamo saputo che era mancato Pierino. E tutti i nostri pensieri sono volati via dalla partita, tutti i nostri pensieri sono andati su di lui, su questo ragazzone strepitoso che il Paron Rocco aveva rivoluto nel Milan dal Savona. Nel Savona lui aveva segnato tanti gol, era l'estate del 1967, poteva tornare. Adesso era pronto, sembrava un giovane con dei capelli troppo lunghi per poter diventare un campione epocale del Milan. E invece Pierino Prati, con i capelli seri tagliati, ha vinto subito il titolo di capocannoniere, 1967-68, allora lo chiamavano il trofeo Chevron Sportsman, era un trofeo importante. Pierino Prati fece 15 gol, il Milan vinse lo scudetto e lui vinse il titolo di capocannoniere. E poi ha fatto tutto Pierino, ha fatto il gol di Glasgow, ne abbiamo già parlato, la tripletta al Bernabeu contro l'Ajax di Johan Cruyff, e poi la notte della bombonera, quelli delle Estudiantes lo picchiarono in maniera particolare, gli arrivò un calcio sullo stomaco, io ero un bambino, mi dovete perdonare, io ho amato tanto e amerò sempre Gianni Rivera, ma io dalla mia mamma volevo sempre solo la maglia numero 11. Quella con le strisce strette, e guai quando si staccava il numero, io protestavo con mia mamma perché me lo riattaccasse subito. E quando indossavo la maglia numero 11 di Pierino mi sentivo forte, io ero un brutto difensoraccio, ma volavo sulle ali del suo entusiasmo con la sua maglia, perché la maglia numero 11 del Milan è e sarà sempre la maglia di Pierino Prati. Lo dobbiamo ricordare insieme, lo dobbiamo tenere stretto con noi, insomma il 2020 ormai è così. Dove l'abbiamo capito, immagino in questo momento il dolore straziante di Giovanni Lodetti, non lo voglio nemmeno chiamare al telefono. Prati e Lodetti, campioni d'Europa del 68, Prati e Lodetti in Messico. Certo, c'era anche il Gianni, ma il Gianni era di un'altra dimensione, Prati e Lodetti erano quelli che facevano il Milan parlando in dialetto, parlando in milanese. E in questo momento io sono convinto che Pierino Prati sta già parlando con Rosato e Anquilletti. È già lì che chiacchiera, stanno già parlando. E Anquiletti è tornato a dirgli: «Oh, quanti palloni che ti ho dato?» E Prati gli risponde sempre, anche lassù gli sta rispondendo: «Ma mi tu vist mai là davanti, te sei sempre là in re». Era così, il Milan era un Milan pane e salame nelle parole, negli atteggiamenti, ma poi capace di vincere in Italia, in Europa, nel mondo. Il grande Milan degli anni 60, il Milan che l'arbitro Brozzi ha derubato nella finale col Santos del 63, ma il Milan che poi si è rifatto con gli interessi entrando nella leggenda la bombonera contro le Studiantes. Ciao Piero, ciao Pierino. Un abbraccio forte a tutta la famiglia, oggi abbiamo vinto a Lecce, abbiamo fatto una piccolissima cosa per cercare di essere all'altezza della tua memoria, perché Pierino Prati, come ha scritto il Milan sui suoi profili social, è stato un gigante assoluto della storia rossonera. Ciao a tutti.